Hai più di 400 iscritti e ti occorrono grafiche e o miniature per il tuo canale YouTube? Contattami in privato, qui su YouTube o nella pagina Facebook in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, che è la mia prima player review su FIFA 15 e il giocatore in questione, questo sfortunato, è Stefano Mauri, IF, valutato 79 di carta. Quindi, Mauri prevede il 70 in velocità, 77 di tiro, 83 di passaggio, 78 dribbling, 68 di difesa e 72 di fisico. Prevede un più 1 in velocità, un più 5, un valore molto sostanziale appunto in tiro, più 3 in passaggio, più 2 in dribbling, più 2 in difesa e più 1 di fisico. 4 stelle piede debole, 3 stelle mossa abilità, work rate medio medio, piede preferito che usa appunto il sinistro. Allora, questo giocatore intanto vi dico che l'ho usato come AT nella squadra dello squad builder appunto che vi ho portato qualche... non so quando, forse questo qua lo caricherò comunque subito dopo, quindi forse lo caricherò qualche ora fa appunto quel video. Allora, vediamo le sue statistiche in game. Presenta un 70 in accelerazione, 83 di agilità, che lo rende comunque un giocatore un pochino più veloce riguardo appunto quel 70 di velocità, sembra appunto un valore più alto in game. 79 salto, 70 di scatto, 60 di resistenza, 79 di fisi, di appunto di forza fisica, 82 nel posizionamento, 81 nella visione, e poi 84 di controllo palla, 80 di cross, quindi il passaggio comunque è un ottimo valore, 84 di effetto, 75 dribbling, 74 di finalizzazione, 81 di passaggi lunghi, 80 di ricordi, 84 di passaggi corti, 80 di potenza tiro e 86 di conclusione al volo. Allora, parliamo a uno appunto dei suoi valori, quelli che appunto c'è la carta. Partiamo da quel 70 di velocità, che appunto a me sinceramente sembra un valore un pelo più alto. Cioè non lo definisco un giocatore lento, bensì un giocatore che comunque ha una velocità che non è il top, chiaramente, non può essere un pro, però non è nemmeno un contro. Diciamo che è comunque una caratteristica che è così così, diciamo così, una via di mezzo. Siamo a mezza strada, diciamo così, per la velocità. Il tiro è un'incognita. Lui mi ha fatto 3 gol in 13 partite. E è un po' un'incognita questo tiro, perché in realtà ti fa gol spettacolari, però poi può essere che davanti al portiere, non so, cioè nelle clip appunto non so quando lo vedrete, davanti al portiere si è divorato un gol, cioè fatto in poche parole, e a porta vuota era girato, però appunto si è coordinato al volo con il suo 86 di tiro al volo, pensavo segnasse, invece a buttare il pallone fuori a porta vuota. Quindi è così così appunto, il suo tiro è un'incognita, diciamo così. L'83 di passaggio è un pro chiaramente, perché è un giocatore che usare la falso 9, voi lo potete usare comunque, cioè questo giocatore è un jolly, perché ha sì il passaggio per fare la seconda punta, però c'è per esempio anche il 68 di difesa, che per fare la seconda punta è un valore chiaramente alto, quindi bene o male voi lo potete utilizzare come centrocampista centrale, mediano magari no, perché comunque la difesa ce l'ha 68, però non è proprio un valore troppo alto per poter fare il mediano, cioè un giocatore più forte fisicamente. Però chi può fare il centrocampista centrale, il trequartista, e appunto la seconda punta in un falso 9 è qualcosa di speciale. Quindi quell'83 di passaggio è chiaramente un pro, cioè passaggi spettacolari, cioè wow, veramente filtranti molto belli, passaggi lunghi anche, che mi sono risultati molto buoni con lui, quindi davvero i passaggi sono un pro. Il 78 di dribbling è un valore così così, lui c'ha 3 stelle mostra abilità, che per me sono una pecca, perché meno male sono uno che ama giocare sempre con i trucchetti, con le skill, quindi non mi sono trovato benissimo sotto questo aspetto. Perciò appunto il suo dribbling non è proprio un granché. Presenta comunque 83 di agilità, che lo rende comunque un giocatore bravo a saltare l'uomo, meno male non abbia le appunto almeno 4 stelle possibilità. La difesa è un valore alto, io lo sarò come trequartista e come prima punta anche in un paio di partite, ma soprattutto comunque l'ho usato come seconda punta in un falso 9, scusate.
Come prima punta mi ha reso male, perché appunto mi sono trovato malaccio con lui, non riuscivo nemmeno a segnare. Come falso 9, meno male, si vedeva di più il suo passaggio di un giocatore che appunto difendeva il pallone e lo passava, magari con alcuni filtranti e punta alle ali, quindi come falso 9 perfetto. Come trequartista mi ha giocato anche abbastanza bene, quindi come trequartista è comunque utilizzabile. Il suo 68 di difesa lo potrebbe fare e diventare un jolly anche comunque per esempio come centrocampista centrale, però io sinceramente non l'ho usato perché con il suo 83 di passaggio, magari il suo 77 di tiro, che quindi appunto è un'incognita il tiro, però meno male è un valore comunque abbastanza discreto, quindi preferisco appunto usarlo più vicino alla porta. Infine c'è il 72 di fisico, che presenta quel 60 di resistenza, 79 di forza fisica. Meno male è un giocatore comunque che la forza fisica ce l'ha, anche se tipo lo sembrerebbe appunto comunque dalle statistiche di game. Però meno male si comporta abbastanza discretamente, cioè il pallone lui te lo difende. Appunto la falso 9 è spettacolare perché gli difendi il pallone e poi gli vengono quei filtranti, wow. Quindi appunto spettacolo come giocatore, sinceramente per questo mi è piaciuto. Comunque facciamo una lista quindi dei pro e dei contro. Allora, come pro io metto il passaggio, appunto passaggi spettacolari, forza fisica perché mi sono trovato molto bene visto che è brava a difendere il pallone col corpo, e poi anche il costo perché costa meno di 10.000 crediti, il pezzo di scarto, quindi chiaramente voi lo potrete utilizzare, magari poi se non vi piace lo scartare, appunto non ci perdete nulla. I contro di questo giocatore sono per me le 3 stelle skill, perché appunto non mi ci trovo con il gioco delle 3 stelle skill che siano appunto offensivi. Poi magari se centrocampista centrale comunque è una caratteristica che poco si nota, ma come trequartista seconda punta io magari le 4 stelle skill le voglio, però non è comunque uno di quei contro proprio altisonanti. Un altro contro è il posizionamento, ma posizionamento si è venuto usato come prima punta, appunto come ATT. Io mi ricordo che non me lo trovavo sempre appunto nel vivo nell'azione, me lo trovavo sempre un pochettino più orientato al centrocampo, quindi per quanto riguarda questo posizionamento è così così. Lui presenta 82 di posizionamento, work rate medio medio. Appunto come prima punta non me lo trovavo in azione, meno male, come se non sale il gioco come trequartista comunque va bene, quindi non è proprio un contro. Quindi ragazzi, comunque questa player review finisce qui, a breve ci sarà anche la player review di Guayaif. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate dicendovi se appunto la pensate a uguale modo mio. Ragazzi, per questo video quindi è tutto, da Blaforever al prossimo video, bella!